Bella raga, qua è Savix che vi parla. Oggi vi voglio parlare di una cosa. Intanto, benvenuti per chi è nuovo nel canale. Raga, è successo un casino. Purtroppo, dal nuovo aggiornamento di Xbox, si suppone che è stato 2 giorni fa. C'è la nuova dashboard, come ben sapete, tra l'altro anche molto carina, un pochettino se non è copiata e ispirata a PS. Comunque sia, hanno trovato un exploit che, raga, non è per niente sicuro. Siamo a rischio tutti quanti noi giocatori di Xbox. Per PS fortunatamente non hanno trovato un exploit del genere e direi meno male perché già quelli di Play hanno parecchi problemi stesso loro con la casa che da dentro vengono hackerati, stesso da Sony, perché come ben sapete ci sono delle persone che lavorano dentro all'interno di Sony che fanno proprio ciò, cercano di rubare gli account per poi chiedere anche dei riscatti. È successo in passato delle cose del genere, ma vabbè, lasciamo perdere. Comunque, tornando a noi di Xbox, raga, praticamente come vedete da questo screen è uscito questo nuovo exploit. Questo nuovo exploit, raga, è assurdo perché ci permette di fare delle cose anormali. Ciò non intendo, raga, di GTA. Non parlo di GTA, parlo della Xbox in sé. Questo cavolo di exploit, praticamente, per farvela in 4 parole, permette di bannare permanentemente l'account Microsoft. Ciò cosa vuol dire? Che non è che bannano GTA, raga, ci bannano l'account con cui giochiamo a tutti i giochi. Ciò non ci permetterà di andare più online con nessun gioco. Dovremmo creare un account nuovo e tutti i progressi fatti su quell'account saranno andati a puttane. Cioè, io non ho parole, non so proprio come cavolo, raga, muovermi. Ho anche io, sinceramente, l'ansia di accendere le console. Per il semplice motivo che anche persone come me, che hanno haters, hanno persone che ci rompono i coglioni, ok? Anche youtuber più grossi che giocano magari in Xbox, siamo presi anche più di mira. È una cosa che non esiste. Maggior ragione perché se noi poi col ban permanente dato da hacker con questo exploit, ragazzi, Microsoft non ci salva, Microsoft ci lascia nella merda, perché è successo che appunto queste persone bannate sono andate a chiedere spiegazioni e comunque sia anche di essere bannate, perché effettivamente non c'era un motivo reale. È stato fatto da un hacker con un exploit. Raga, Microsoft se ne batte le palle perché dice: gli account permanentemente bannati, noi non facciamo assistenza. Cioè, ma porca puttana, ma vi sembra giusto? Allora, guardate bene questo screen. Questo screen è uno screen reale, ok? Uno screen di un ban da Microsoft legit, cioè non fatto da hacker. E si propone in questa maniera, vedete? Da A, il motivo, eccetera, eccetera, eccetera. Invece, raga, con questo exploit vi arriverà una notifica del genere, che è una cosa assurda, vi spiego perché. Come vedete, queste segnalazioni sono vari ban uno dietro l'altro. Come ben sapete, per segnalare delle persone su Microsoft bisogna attendere un tot tra una segnalazione e l'altra, non ne possiamo fare una dietro l'altra perché sennò manderemo a puttane gli account di tutti. Questo exploit bypassa proprio questo, raga. Fa sì che fa segnalazioni a raffica, stile DOS sul modem, raga, come quando DOSSiamo una persona e mandiamo tanti pacchetti dati su quel modem, ok? Ipoteticamente parlando. È la stessa cosa a paragone, e facendo ciò il ban è istantaneo e non possiamo più recuperare l'account.
Quindi, raga, morale della favola, il mio consiglio è questo. Vogliamo giocare con la nostra Xbox? Certo, giochiamo, perché non dobbiamo farci rompere le palle da nessuno e farci privare dei nostri averi per qualche pezzo di merda che inventa e trova exploit del genere per andare a rompere il cazzo senza uno scopo apparente, fondamentalmente. Perché non c'è uno scopo, raga, dietro tutto ciò. Non è che ci guadagni dei soldi rovinando account che uno magari usa da 10 anni, perché c'è gente che magari ha account che usa da più di 10 anni, che giocava da Xbox 360 e che se lo sta portando avanti ancora adesso, magari su Serie X. Quindi, cioè, girerebbe veramente il cazzo una cosa del genere. L'unico mio consiglio è questo: giocate in sessioni private, giocate non online se potete. Quindi, so che questo è una brutta cosa, è privarsi di ciò che abbiamo, ma è sicurezza per voi e per i vostri account. Il consiglio per me è questo: state in sessioni private, giocate possibilmente a giochi arcade, quindi storia e basta, e se giocate a giochi come COD e altri open world, spara tutto, raga. Cercate di non insultare nessuno e di non scrivere brutte parole, perché è capace che trovate qualche pezzo di merda che ha questo exploit e ci rimettete voi l'account per sempre. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, che vi è piaciuto, ragazzi. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, cercherò di portarne di più sul canale. E niente, lasciate un like e alla prossima. Bella, regà. Sbada bam.